Quindi, dopo aver chiacchierato così a lungo, do finalmente la parola a Paolo Giovannini, prima che si addormenti, che doveva parlare per primo, che ci parla di fascismo, corruzione e affarismo. Quindi torniamo al primo. Grazie. Il mio tema chiaramente non è di carattere giuridico, ma è di carattere storico. Però c'è da dire che il tema della corruzione, il tema dell'affarismo, il tema della trasparenza che è stato citato prima, il tema della cultura, come dire, che circonda queste questioni, è stato trattato insomma in maniera approfondita dagli storici. Però è stato trattato soprattutto riguardo, diciamo così, insomma, se guardiamo alla storia italiana post-unitaria, al periodo liberale, cioè il primo periodo che arriva fino alla prima guerra mondiale, poco oltre, e poi nella parte repubblicana, soprattutto poi, come dire, sono negli ultimi anni, da Tangentopoli in poi. E quindi da qualche parte, però, e non è stato mai trattato per quanto riguarda il periodo fascista, la dittatura fascista. Intorno a questa questione io con altri storici di varie università italiane abbiamo impiantato, come dire, una ricerca che cerca in qualche modo di approfondire questi argomenti per vedere che cosa succedeva durante il fascismo. Se è vero, come la vulgata che tuttora è abbastanza, anzi piuttosto diffusa, che quando c'era lui queste cose non succedevano, che quando comanda uno solo in qualche modo non ci sono casi di arricchimento, di corruzione, di affarismo e via dicendo. Ecco, tenete conto, questa è una vulgata, è un'idea che è andata a lungo, che è tuttora adesso, che anche adesso, insomma, soprattutto nell'idea di massa, c'è. E quindi abbiamo cercato di verificare appunto, se fosse vero. E chiaramente anticipo quello che abbiamo trovato, è vero l'inverso, è vero l'inverso. Tant'è vero che volevo iniziare da una citazione di uno storico inglese che sarà pubblicata su un saggio tra poco, e questo storico inglese si chiama Paul Corner, è uno dei massimi storici del fascismo italiano, vive in Italia da molti anni. E gli inglesi hanno sempre avuto una specifica, in qualche modo, attenzione anche per queste questioni, che gli storici italiani ce l'hanno molto di meno. E Corner scrive: è un fatto generalmente riconosciuto che le dittature sono spesso, anzi quasi sempre, corrotte, il che è un paradosso, dato che quasi sempre le stesse dittature nascono con il fermo proposito di eliminare la corruzione. L'autorappresentazione degli uomini nuovi che cercano di sostituirsi ai vecchi, quello del passato regime, è proprio quella del vento purificatore che spazza via un mondo politico degenerato e corrotto. In realtà il fascismo, fin dall'inizio, in qualche modo, tiene molto alta la polemica verso quello che era stato lo Stato liberale corrotto, e soprattutto verso un uomo politico specifico che è Giovanni Giolitti. Quello Giovanni Giolitti era stato apostrofato da Gaetano Salvemini come il ministro della malavita, oppure quello che in qualche modo aveva organizzato per reggere il potere una sorta di partito politico degli affari che si reggeva appunto sull'interesse, quindi i parlamentari assicuravano la maggioranza a Giolitti, però Giolitti in qualche modo usava la spesa pubblica dello Stato in qualche modo per sollecitare i loro interessi. E questo è vero, cioè non è che non è vero, ecco, cose del genere, ma questo si potrebbe estendere anche ad altre dittature, da quelli che saranno poi protagonisti o degli stati totalitari, il nazismo tedesco o lo stalinismo in Unione Sovietica, oppure più recentemente alle dittature militari e sudamericane, oppure di altro genere. Tutti questi in qualche modo assumono una posizione, che mi ricordo cosa diceva per esempio Pinochet dopo il colpo di Stato in Cile, assumono una posizione assolutamente in qualche modo patriottica,
di qualche modo che sono intervenuti per salvare, come dire, uno Stato, insomma, economie di singoli Stati che stavano sprofondando verso, appunto, verso situazioni, come dire, di non ritorno, e grazie anche al livello molto alto di corruzione. Quindi, dicevo, qui è un'antitesi. Però, come dire, c'è da dire che la parabola storica del fascismo, se noi partiamo fin dalle origini, arriviamo fino alla Seconda Guerra Mondiale, ha mostrato svariati segnali dell'emergere, certo discontinuo e diverso nei tempi, anche nelle forme, e quasi sempre nascosto dalla propaganda, di una pur consistente questione morale. La questione morale emergeva ed era relativa a episodi e casi di corruzione, a casi di affarismo, di interessi privati in atti di ufficio, o come si potrebbe dire oggi, di conflitto di interessi. In sostanza, quello che si è individuato è proprio un peculiare, un particolare rapporto tra fascismo e fascisti, in quanto istituzione al potere e un uso privato, che talora arrivava alla manumissione, all'appropriazione indebita, della cosa pubblica. Che dicevo fin dall'origine, fin dal primo periodo, il periodo che va dalla marcia su Roma fino all'instaurazione del regime, dal 22 al 25 e 26, si scatenano, per esempio, per il potere locale, delle lotte tra i RAS, che erano gli ex capi squadristi che adesso stanno diventando dei gerarchi. E nella stabilizzazione del potere ci sono l'avvicendamento al comando dei potentati locali in periferia, ma anche in grandi città, segnato non di rado dalle denunce di malaffare. Un caso per tutti, se ne potrebbero citare diversi, il caso per tutti è quello di Tamburini, che era il capo squadrista di Firenze, e fiorentino, che poi verrà allontanato per denunce che riguardavano, perché Tamburini aveva arrivato a controllare il racket della prostituzione e delle case di tolleranza, che è un'attività economica piuttosto lucrosa da questo punto di vista. Dicevo prima che queste cose erano nascoste, perché all'obliterazione, alla cancellazione di tali fatti, il capo del governo, cioè Mussolini in prima istanza, che intanto stava cercando di instaurare uno Stato di tipo totalitario, dedica costante attenzione, è molto attento a nascondere tutto ciò. Lui in prima persona è un po' tutti gli organismi del regime, e non poche istituzioni, piccole e grandi, seguirono la disposizione superiore, che veniva da Mussolini stesso, e inderogabile, di descrivere il paese, quest'Italia fascista, come un paese dove cronaca nera, dove i crimini e i suicidi non esistevano, non c'erano, ma oltre a questi reati, diciamo così, più eclatanti, anche gli illeciti amministrativi, gli illeciti contabili, finanziari, tutto appare del tutto scomparso, e la corruzione in generale, quella che è collegata alla politica in particolare, sarebbe stata sradicata. Il regime fascista è riuscito dove lo Stato liberale aveva sempre fallito. E la macchina per la ricerca del consenso popolare, per creare il consenso, funzionò a lungo, con una notevole efficacia di risultati. Funziona negli anni 30, e quando non si riuscì a suscitare entusiasmo o adesioni fanatiche, perlomeno cercò il target di una specie di troncare e sopire. Di queste cose meglio non parlarne, sono cose minori, sono cose che in qualche modo non incidono, o come dire, su come procedono le cose più in generale. E accuse di questo tipo qui al fascismo vennero fatte subito dopo la sua caduta, 43, e soprattutto nella complessa transizione tra il 45 e il 1948, cioè con la liberazione dell'Italia. Però se queste cose sono denunciate, si parla di profittatori di regime, coloro che durante il regime avevano approfittato delle loro cariche, delle loro posizioni per acquisire ricchezze personali. Però, dicevo, è qualcosa che dura molto poco, perché subito dopo si instaura il clima della guerra fredda,
iniziò a disperdersi questa memoria dell'indignazione, della ripulsa del fascismo. Con una classe politica corrotta e il suo duce sempre disponibile a coprire scandali, a coprire ruberie. Si dimostrò sotterraneamente persistente, questo è sul lungo periodo, durerà anni, durerà decenni, uno dei miti e canoni propagandistici che il regime totalitario aveva cercato di instaurare, che supera la sua stessa vita, il suo stesso periodo, e cioè quello della buona fede, della moralità, dell'incorruttibilità di Mussolini e in parte della sua dittatura. Più tardi, con il trascorrere degli anni, anche dei decenni, qua ogni volta che emergevano degli scandali della cosiddetta prima o seconda Repubblica, il discorso neofascista, ma tacitamente accolto dalla grande maggioranza silenziosa dell'opinione media e moderata, finì per contrapporre sempre di più una democrazia screditata, corrotta, affaristica, a un regime immaginario, ma per così dire estraneo alla corruttela affaristica. Si proietta un'immagine del fascismo del tutto irreale, del tutto, come dire, inventata, che però in qualche modo ha una funzione piuttosto importante. Da Tangentopoli di 1992, quello che ormai un lungo quarto di secolo è parso sempre più credibile agli occhi di una parte notevole dell'opinione di massa, che il fascismo fosse rimasto fuori dal cono d'ombra delle ruberie, del rampantismo morale, della cura degli interessi privati e di quelli pubblici e collettivi. C'è da dire che a questo quadro non ha aiutato, secondo me, secondo altre persone che stiamo lavorando su questa questione, anche la stessa storiografia, perché la storiografia e sul fascismo, a partire da quella più importante, quella che fa riferimento allo storico più noto del fascismo, che è Renzo De Felice, in linea generale ha spesso considerato affarismo e corruzione come elementi tutto sommato fisiologici, come aspetti tutto sommato marginali, comunque non di primaria importanza per capire il fenomeno fascista nella sua interezza, e quindi dedica solo pochi accenni e non tende a non approfondire, come dire, queste questioni. Diversa invece, almeno negli ultimi anni, dal 2000 in poi soprattutto, è il caso di quegli studi, di quelle opere di storici in cui la dimensione periferica, il rapporto centro-periferia è stata maggiormente focalizzato. E soprattutto anche coloro che hanno studiato, insomma, i ritratti dei maggiori gerarchi, oppure minori, dove emerge in tutto il suo potenziale quanto questa parte della ricerca che è rimasta fuori invece sia una parte integrante e significativa del tutto. Per esempio, l'esame complessivo dei cosiddetti duri e puri, degli squadristi della prima ora, che poi diventano, insomma, i gerarchi del regime, ha messo in luce numerosissimi risvolti poco edificanti, risvolti affaristici, come dire, delle loro carriere, mentre corruzione e malversazioni hanno trovato un'adeguata considerazione anche in biografie di importanti gerarchi, primo Farinacci. E degli studi di qualche anno addietro avevano già messo in luce di come la corruzione, di come l'affarismo non fosse, come dire, una realtà dell'ultimo fascismo, come dire, insomma, di un fascismo che fosse ripiegato su se stesso, ma invece di un fascismo fin dalle origini, fin dai primi anni venti. Per esempio lo scandalo dei residuati bellici aveva contribuito molto a intorbidare le acque del primo, insomma, del governo Mussolini all'inizio, oppure l'affare Sinclair Oil dell'industria petrolifera, che è arrivato a toccare lo stesso Mussolini. Dicevo, gli studi sul fascismo locale, sul fascismo provinciale ci aiutano molto a focalizzare ed approfondire, come dire, questi temi. Proprio a livello provinciale, in particolare la
documentazione prefettizia, come quella prodotta dalle questure, dagli enti locali, ma anche quelle prodotte dagli stessi archivi fascisti. Se voi consultate la segreteria particolare del Duce carteggio riservato i fascicoli personali, di questi casi sono pieni e c'è anche di più, diciamo così. Dicevo che questa documentazione contribuisce a far luce su episodi e situazioni di corruzione e affarismo. Sono situazioni che vanno al di là della stessa, una, allora veniva chiamato beghismo, cioè come dire, lotta tra fazioni, tra gruppi contrapposti per la conquista del potere locale e per la gestione del potere locale. Oppure i contrasti tra la piccola e media borghesia in camicia nera che cercava spazi, cercava ruoli in qualche modo che gli potessero dare mobilità sociale, promozione, crescita anche dal punto di vista insomma, economico. E quindi ci aiuta a capire la vera rete, la concretezza di come funzionava il potere locale. E dagli studi finora fatti emerge un'endemica conflittualità interna ai fascismi provinciali. Praticamente per tutta la loro storia, in 20 anni, questi non sono mai pacificati, litigano in continuazione. C'è una continua tensione tra coloro che sono al potere e che lo vogliono conservare e quelli che li vogliono scalzare. E in qualche modo c'è una mescolanza, si viene determinando, tra pressioni personalistiche dei capi e le istanze politiche affariste connesse al controllo del territorio. Tra l'altro, interventi storiografici, come accennavo prima, di storici inglesi soprattutto, di storici stranieri soprattutto inglesi, hanno messo in evidenza il forte contrasto che si viene a stabilire tra un regime che aveva l'ambizione, che aveva la pretesa di correggere i mali dello Stato liberale, di costruire uno Stato totalitario, di forgiare un uomo nuovo, l'uomo nuovo fascista, e il proliferare appunto durante il ventennio dell'affarismo, della corruzione, del clientelismo, del nepotismo in forma addirittura più estesa rispetto al passato. Tra l'altro qui si potrebbero citare due casi di due personaggi importanti, perché già alla fine degli anni 20 quelle cose avevano raggiunto un livello tale che alcuni dei massimi vertici del fascismo si cominciano a preoccupare, come dire, insomma, di quello che stava succedendo. Da una parte anche Mussolini, perché tenete conto, questi gerarchi, questi capi fascisti, nella loro qualche modo caccia, qualche modo ai lucri, agli affari, in qualche modo guardano soprattutto, cioè, e c'è da dire che l'affarismo, la corruzione è difficilmente descrivibile in poco tempo, perché in ogni provincia, in ogni regione ci sono casi diversi, di forma diversa, quindi con caratteri diversi. Però c'è una cosa che unifica un po' tutti questi: le banche. Il grande interesse che hanno i fascisti per le banche, e soprattutto tenete conto, non stiamo parlando della banca commerciale, delle grandi banche, stiamo parlando delle piccole e medie banche regionali, provinciali. I fascisti tendono, i capi fascisti, una scalata, a queste banche. Soltanto c'era il problema che questa scalata aveva prodotto dissesti e fallimenti di queste banche. E quindi in qualche modo c'è un intervento da parte di Mussolini stesso a cercare di frenare, perché in qualche modo metteva in crisi le economie provinciali e regionali, questo modo di fare. Comunque dicevo, nel 1929, nel settembre, diventa sottosegretario al Ministero degli Interni, dove il Ministero era retto da Mussolini, quindi praticamente e svolgeva le funzioni di ministro degli interni, Leandro Appinati. Leandro Appinati è un fascista della prima ora, un amico intimo di Mussolini, bolognese, che si rende conto appunto di questa situazione e cerca di mettere in atto in qualche modo un'opera di moralizzazione almeno parziale, cerca in qualche modo di verificare questi arricchimenti, queste fortune, di questi personaggi e le modalità con cui avevano raggiunto questi risultati.
È una cosa che andrà avanti tra il 29 e il 32, 33, quando lui verrà allontanato, però a un certo punto lui, come dire, insomma, gli sarà permesso di indagare, di approfondire, tant'è vero che ha prodotto anche molto materiale queste sue inchieste, però a un certo punto Mussolini lo blocca. Lo blocca perché dice chiaramente: se noi, come dire, andiamo avanti così, rappresenteremo il fascismo come un'associazione a delinquere o qualcosa di simile. Quindi in qualche modo mette fine a questo operato di Arpinati. Arpinati cadrà in disgrazia e verrà anche confinato. Quindi un'altra questione è del detto molto rapidamente, del segretario del partito Augusto Turati. Augusto Turati è segretario del partito fascista dal 26 al 30. Sono anni importanti perché costruisce il fascismo come macchina del consenso, trasforma il fascismo da religione civile a religione politica. E Turati in qualche modo poi verrà allontanato dalla segreteria del partito proprio perché voleva perseguire questi coloro che avevano perlomeno esagerato, anche lui si era reso colpevole in qualche modo, insomma, era coinvolto in alcune questioni, però in qualche modo voleva in qualche modo purificare il partito e voleva in qualche modo operare come Arpinati da questo punto di vista. Turati verrà allontanato e cadrà in disgrazia anche lui, e quindi da questo, ecco. E quindi questo già, come dire, insomma, la dice lunga. Tenete conto, per Mussolini la questione morale non è una priorità. La priorità è che i capi provinciali, che coloro che agiscono, la sua classe dirigente, segue le sue direttive. E che in certi periodi di crisi, come per esempio durante il delitto Matteotti, si siano tenuti in una posizione a lui vicina. Quindi, che non è questo, che questi in qualche modo, che nelle province, nelle regioni, si arricchissero, mettessero in atto, come dire, azioni, come dire, di questo tipo, era un problema, ma fino a un certo punto. Il problema basta che non arrivavano, come dire, serviva anche per tenerli buoni, come dire, insomma, in qualche modo, che si interessassero, insomma, della loro provincia, della loro cosa, in qualche modo, e non creassero, come dire, problemi al centro. Per esempio, e ci si è chiesto quale quadro emergerebbe dalle inchieste messe in atto da Arpinati. Nessuno ha mai preso insieme tutta questa documentazione e vedere il quadro generale che questi hanno prodotto. Oppure, negli anni 1930-31, la segreteria del PNF, che è retta da Giovanni Giuriati, aveva espulso 200.000 iscritti al partito per indegnità e per veri reati connessi al carrierismo e in generale alla manomissione della cosa pubblica. Anche questi sarebbero casi da studiare, sono 200.000 che non sono pochi, appunto. Soprattutto quello che va centrato, e che io con gli altri storici che stiamo lavorando su questo abbiamo in qualche modo focalizzato come nodo centrale, è quello del nesso politica e affari, ossia sulla facilitazione che la prima componente, cioè la politica, ha dato al successo prosaico della seconda componente, cioè gli affari, cioè come la politica servisse per fare affari e avere successo. Tenete conto, fu certamente la politica come professione, tenete conto che nel fascismo la professionalizzazione della politica fa un passo avanti di grande rilievo. E dicevo, fu la politica come professione a garantire una scorciatoia a successo in affari all'ambiziosissimo, astuto e spregiudicato Farinacci. Farinacci è l'emblema dello squadrismo fascista, il RAS di Verona, l'uomo il fascistissimo, diciamo così. Oppure a consentire a un originariamente modesto armatore livornese come Costanzo Ciano e ai suoi familiari di diventare
non solo tra i più ricchi, ma tra i pochissimi super nababbi del regime. Vorrei integrare, avendo origini livornesi, che a Livorno Costanzo Ciano era soprannominato Ganascia, e non solo per l'appetito gastronomico. Appunto, giusto. Ganascia, appunto. Con il capolavoro, del più importante legame matrimoniale della storia del regime, quello tra i rispettivi primogeniti, il primogenito di Costanzo Ciano, Galeazzo, sposa la figlia di Mussolini e da Ciano e diventa una sorta di famiglia allargata. E nelle ricerche dello storico e politologo francese Musée de Lac è stata debitamente documentata una vera e propria bulimia patrimonialistica. Erano bulimici dal punto di vista, come dire, dei patrimoni e dei vari gerarchi. Farinacci comprò immobili e proprietà al ritmo di circa uno all'anno dal 36 al 41. Il delfino di Galeazzo Ciano, Alessandro Pavolini, protagonista poi nella Repubblica Sociale Italiana, è acquirente di due fattorie in provincia di Firenze di un valore di 4 milioni di lire e proprietario di un'abitazione a Roma talmente sontuosa da avere una sala cinematografica inclusa nell'immobile. Il gerarca protettore della intellettualità, Bottai, acquista a Casal Palocco un villino di 42 stanze per un valore di 4 milioni. 42 stanze, un villino, vabbè. Comunque, gli studiosi non hanno ripreso uno dei dati più clamorosi documentati da Musée de Lac. Musée de Lac documenta attraverso l'archivio del Senato, quindi non era una cosa che non si poteva in qualche modo controllare e vedere, come subito dopo l'impresa d'Etiopia, quando nasce il cosiddetto impero dopo l'impresa coloniale, il Senato dà due elargizioni a Mussolini, una che non è ben quantificata, la seconda è quantificata di un milione di lire, vuol dire un milione di lire, senza indicazione causale. Gli dà un milione a Mussolini e non indica perché, vuol dire qual è la causale. Tenete conto che un milione allora era una somma ingente, a parte vorrei avere mille lire al mese e via dicendo, ecco. Però tenete conto che l'insieme anno delle indennità versate a tutti i senatori era di 932 mila lire, quindi il Mussolini, come dire, da solo prendeva di più che tutti i senatori assieme, insomma, dell'indennità. Poi ci sarebbe da parlare di Federzoni, il presidente del Senato, che si elargisce con dei stipendi stratosferici, ma su questo è una cosa. Lucrare dove possibile sembra essere stato l'obiettivo di parecchi dirigenti fascisti, ma la precisa destinazione dei soldi passati sopra e sotto la scrivania era difficile da stabilire. Come in altri regimi di questo tipo, la mancanza di una qualsiasi forma di trasparenza permetteva la deviazione di fondi in diverse direzioni. È comunque chiaro che anche se una parte dei contributi estorti poi doveva servire a far funzionare le organizzazioni del fascismo, venivano erogate al partito stesso, una parte anche notevole finiva direttamente nelle tasche dei fascisti stessi. Solo così si può spiegare il fenomeno del rapido arricchimento di molti dei nuovi dirigenti fascisti. Tenete conto, molti di questi erano parvenus, erano persone di origini sociali molto modeste. Italo Balbo nel 1921 faceva fatica ad andare avanti, nel 1924 era già ricchissimo. Quindi questo, come dire, insomma, è molto significativo. E quindi dicevo, anche se il confine poi tra la donazione spontanea e la tangente è spesso molto labile, possono sussistere pochi dubbi sul fatto che i nuovi ricchi dovevano molto alla semplice appropriazione di fondi versati al fascio, ma anche a donazioni più o meno, insomma,
ricevute. Qui le donazioni, il confine tra la donazione e la concussione o l'estorsione è sempre molto labile. Poi c'era la questione di versare soldi ai potenti che poi ti avrebbero premiato in qualche modo o concedendoti vie preferenziali verso il successo oppure verso cariche. Comunque i fattori, come in parte abbiamo visto, che consentono di qualificare sul piano storico di lungo periodo il regime fascista come un momento che fa compiere, per così dire, un salto di qualità e rilevanza al nesso politica, corruzione, affarismo, sono dunque molteplici. E la soggezione degli altri poteri all'esecutivo, in particolare la subalternità della magistratura, prima si parlava di controlli, qui è l'esatto contrario, la magistratura è del tutto subordinata al regime e quindi in qualche modo non c'era nessuna, c'è la scomparsa del potere di contrappeso, anche lo stesso Parlamento è del tutto svuotato. Dal 1925 in poi Mussolini fa approvare una legge che lo fa divenire da primo Presidente del Consiglio a capo del governo. Questa legge in qualche modo prefigura che lui non risponde più al Parlamento ma risponde direttamente soltanto al re. Questo potrebbe fare riferimento anche al modello tedesco, diciamo, vecchio modello tedesco prussiano, ecco. Quindi dicevo c'è la scomparsa dei poteri di controllo. Gli abusi del potere ministeriale procedettero sempre in parallelo con la propaganda che occultava, nascondeva scandali o semplici infortuni di percorso. Con la dittatura, con l'onnipresenza del partito unico del regime, si apriva la strada del successo a molti gerarchi, diciamo così, audaci, spregiudicati. Questi godevano sempre di una sorta di impunità preventiva. Rappresentavano, rispetto al personale politico prefascista, una nuova e inedita fase di professionalizzazione della politica, dicevo. Professionisti della politica come segretari federali, gerarchi di ogni ordine grado, che vivevano degli stipendi, delle prebende, gratifiche varie, che solo la politica poteva garantire loro e che molto spesso, anzi nella maggioranza dei casi, riuscivano a conservare in mal tolto anche dopo la fine del regime, anche dopo il 1945. Vorrei chiudere, se posso, con una nota di costume, perché se queste questioni erano sfuggite, diciamo così, agli storici, non potevano sfuggire alla cinematografia e specificatamente alla commedia all'italiana. L'argomento dell'affarismo, della corruzione durante il fascismo ha avuto anche alcune incidentali rappresentazioni cinematografiche, rivestendo un ruolo centrale in un film del 1962, Anni Ruggenti, di Luigi Zampa. In questo film il protagonista è l'assicuratore Omero Battifiori, che è interpretato da Nino Manfredi, che arriva da Roma in un paese del meridione, non è specificato, è tra la Puglia, ci sono i trulli ma ci sono anche i sassi di Matera, come dire, in questo film, ed è scambiato dai maggiorenti del paese come un ispettore arrivato per mettere in atto un'inchiesta politico-amministrativa. Quindi in qualche modo sono tutti preoccupati. Sono preoccupati soprattutto il podestà, cioè i podestà sono durante il fascismo i sindaci, interpretato da Gino Cervi, e il segretario politico del fascio, Don Carmine, interpretato da Gastone Moschin, denominati dalla voce pubblica i forchettoni. È già un termine. Questi sono impegnati con gli altri, con altri dell'elite politica del paese, a evitare che l'ispettore scoprisse le loro molteplici malefatte, ruberie, ai danni della povera gente, peraltro che erano di pubblico dominio. E come dice a Battifiore, cioè a Nino Manfredi, in modo allusivo il personaggio interpretato da Salvo Randone, il dottor De Vincente, che era un antifascista,
avrebbe fatto molti più affari se invece che contro la grandine avesse assicurato i cittadini contro i furti, aggiungendo subito dopo che i ladri di qui sono molto più furbi, tant'è che nessuno di loro è mai stato arrestato. Grazie.